Ave legionari. La battaglia di Cannae, innanzitutto, è praticamente la più grande sconfitta che i romani abbiano mai subito, soprattutto perché è nel loro territorio. È anche una carneficina immensa. È anche una delle manovre a tenaglia eseguite su un campo di battaglia più riuscite della storia, ancora oggi studiate nei manuali di tattica militare, che tanti altri generali cercarono di ripetere e non riuscirono a farlo altrettanto bene. Quindi è immancabile nel canale la battaglia di Cannae. Non poteva mancare questo video. Prendetevi il tempo di ascoltarlo per bene, con calma, con tranquillità, perché faremo un viaggio in uno dei momenti più tragici ed interessanti di tutta la storia romana. Vediamo insieme la battaglia di Cannae, il capolavoro di Annibale. Iniziamo a vedere l'antefatto. Parte la seconda guerra punica tra Roma e Cartagine. I romani, in realtà, credevano che la seconda guerra punica si sarebbe combattuta come la prima, prevalentemente sul mare. Quindi Annibale vuole sorprendere il proprio nemico e quindi non combatte sul mare dove peraltro i romani hanno una superiorità netta, ma concepisce un enorme viaggio nella zona attraverso l'Europa continentale, dalla Spagna alla Francia del Sud, passando attraverso le Alpi, per sorprendere i romani in maniera netta. È un progetto straordinario, lui raccoglie molte informazioni e fa una traversata gigantesca in cui molti uomini muoiono, alcuni disertano, ma quelli che rimangono e che riescono a superare le Alpi e sbucano nella odierna Val di Susa sono un esercito formidabile che già solo così, già solo arrivando in Italia in questo modo, ha compiuto un'enorme impresa. A questo punto Annibale si scontra con i romani in diverse battaglie. La prima è una scaramuccia, la battaglia del Ticino, dove partecipa tra l'altro il padre di Scipione l'Africano. È una piccola scaramuccia che Annibale vince, ma comunque un piccolo scontro in realtà di poco conto. La vera grande battaglia è la battaglia della Trebbia. La trovate nel canale perché l'ho già realizzata. Nella battaglia della Trebbia Annibale dimostra una conoscenza della tattica, del territorio, della psicologia del nemico e riesce a annientare i suoi avversari romani infliggendo una sconfitta devastante. Dopodiché i romani provano a bloccare Annibale, cercano di sbarrargli la strada. Lui passa attraverso la Toscana, attraverso le paludi della Toscana, e lì addirittura perde un occhio per un'infezione, ma riesce a superare i romani e si infila nella zona del lago Trasimeno. Lì, un'altra battaglia ancora, nella battaglia del lago Trasimeno, ci sarà da parte di Annibale una straordinaria imboscata che annienterà ancora una volta l'esercito romano, che quindi si ritrova ad avere questo generale straordinario, che pensano che sia quasi invincibile. Dopo il Trasimeno c'è un grande peregrinare di Annibale attraverso l'Italia. Alcuni romani pensano che non sia saggio attaccare Annibale date le sue capacità, ma poi la maggioranza dei romani concepisce un'idea. Dice semplicemente: a questo punto mettiamo insieme un esercito enorme. Prendiamo un esercito gigantesco, schiacciamo Annibale con una superiorità numerica straordinaria ed eliminiamo il problema alla radice. Quindi si arriva a concepire un'altra battaglia, che sarà la battaglia di Cannae. Vedremo adesso, nelle animazioni che arriveranno, tutti i dettagli del pre-battaglia e vedremo nei minimi particolari come Annibale infliggerà ai romani una, se non forse la, peggiore sconfitta e peggiore lezione della loro millenaria storia. Benissimo,
Benvenuti alle nostre animazioni. Tutte le animazioni della battaglia di Cannae sono realizzate da mio fratello Alessandro, che ha fatto un lavoro magnifico e che ci aiuterà a capire come sono andate le cose. Ritengo importanti anche i movimenti iniziali, quelli ben prima della battaglia, per capire la psicologia della situazione e come i romani e i cartaginesi si osservano e si muovono. Innanzitutto, la città di partenza è quella di Geronio, si trova nell'attuale Molise ed è il punto in cui si erano radunate le straordinarie legioni romane, che erano tantissime, circa 8 legioni. Questo straordinario ed enorme esercito è al comando di due consoli. Il primo è Lucio Emilio Paolo. È un console di origine ottimate, quindi è un aristocratico, che tendenzialmente è molto prudente. Non vuole affrontare Annibale immediatamente in campo aperto, medita bene su ogni passo, quindi è certamente tra i due il più attendista. Mentre l'altro, di estrazione popolare, è Terenzio Varrone, che invece è aggressivo, vuole arrivare al contatto e si ritiene in grado di vincere Annibale con un esercito così straordinario. L'esercito guidato dal prudente Paolo e dall'intraprendente Varrone, gli darei questi nomi per capirci, comincia. Lo vediamo ad avvicinarsi ad Annibale e posiziona il castrum, viene posizionato l'accampamento in cui i legionari romani cominciano evidentemente a prepararsi ad osservare da vicino l'esercito cartaginese. Il giorno dopo il comando di tutto quanto l'esercito è però non di Emilio Paolo ma di Varrone, l'abbiamo detto, l'intraprendente. E quindi Varrone decide di riprendere il cammino e si avvicina parecchio al punto in cui si trova Annibale. Questo avvicinamento, questa azione abbastanza intraprendente, fa sì che Annibale, lo vediamo comparire, decida di compiere una piccola operazione di disturbo nei confronti di Varrone. Infatti Annibale decide di mandare fuori la sua cavalleria, che lo vediamo, inizia a fare un ampio giro e attacca quella di Varrone, il quale ovviamente tira fuori la sua cavalleria. Reagisce ad Annibale e nasce un piccolo scontro. Lo scontro tra le due cavallerie in realtà è uno scontro che è poco più che una schermaglia, ma lo vediamo, dal momento che Annibale capisce che non è poi così importante, ritira la sua cavalleria e ritorna nelle sue posizioni. Questa cosa ha un effetto molto importante però. Annibale capisce perfettamente e sa che questa è una schermaglia senza particolare valore. Mentre invece Varrone, lo dico con un termine moderno ma che fa capire, Varrone si gasa moltissimo. Cioè questa piccola vittoria lo porta a credere di avere la situazione in pugno, di essere l'uomo in grado di risolvere, cioè dà a Varrone una grande carica psicologica, una grande fiducia nelle sue possibilità e questo, vedremo, sarà alla base delle decisioni che verranno di qui a poco. Ed eccoci invece alla seconda cartina. Qui ci troviamo praticamente sul luogo della battaglia, su Cannae. Vediamo un attimino che cosa accade. Il protagonista del territorio è il fiume Ofanto, che ancora oggi è il principale fiume della Puglia, che in tempi antichi si chiamava Aufidus. Il fiume Ofanto è un elemento estremamente importante, specie per degli eserciti in marcia, l'acqua è fondamentale. E allora i romani, nella loro manovra di avvicinamento ad Annibale, si posizionano in questa maniera. Su una riva del fiume posizionano i due terzi del loro esercito con il loro bell'accampamento. Quindi il centro nevralgico romano è indubbiamente questo che vediamo. Per sicurezza, però, i romani posizionano sull'altra riva del fiume, nel punto dove il fiume era più guadabile, quindi poteva anche spostarsi abbastanza facilmente. Posizionano un terzo dell'esercito con un altro accampamento più piccolo. Questo serviva per controllare Annibale da vicino e per costituire una sorta di prima difesa nel caso in cui ci fosse stato un improvviso attacco. Anche qui abbiamo dei giorni in cui un giorno comanda Lucio Emilio Paolo e un altro giorno comanda Varrone.
In un giorno in cui è Emilio Paolo evidentemente ad avere il comando, Annibale fa una prima provocazione, cioè vuole arrivare a questo punto alla battaglia e quindi schiera il suo esercito, lo vediamo, schiera il suo esercito pronto per il combattimento. Tuttavia Emilio Paolo è, l'abbiamo detto, molto prudente e non se la sente, quindi, gentilmente potremmo dire, rifiuta, declina il combattimento e Annibale alla fine della giornata non fa altro che ritirare il suo esercito perché vede che dall'altra parte non c'è la volontà di combattere. Tuttavia, Annibale ha bisogno a questo punto di arrivare allo scontro, non può più aspettare. Quindi aspetta il giorno dopo, evidentemente ha intuito che il giorno dopo al comando c'è Varrone che è molto più intraprendente, e comincia una serie di azioni di disturbo con lo scopo di provocare i romani. Annibale infatti fa uscire la sua cavalleria che si reca proprio immediatamente in bocca all'accampamento più piccolo, provocando, disturbando, prendendo in giro i romani e facendo in modo che l'esercito romano inizi ad arrabbiarsi e non abbia più voglia di aspettare. Secondo alcune fonti, inoltre, sembrerebbe che Annibale abbia anche avuto un'idea. Abbia cominciato a gettare dei cadaveri all'interno del fiume in modo da evidentemente intorbidire ed avvelenare l'acqua e quindi con questa manovra costringe i romani a una svolta, a una decisione. Arriviamo quindi in questo modo alla decisione di combattere. Emilio Paolo non vuole, ma Varrone il giorno dopo ancora sarà il titolare dell'esercito. Il giorno dopo Varrone vuole combattere, si arriva a battaglia ed Emilio Paolo, contro la sua volontà, ovviamente non può lasciarlo solo ed è costretto ad accettare. Ecco quindi che dopo questa serie di manovre si arriva finalmente allo scontro. Eccoci qui alla spiegazione, alla disposizione iniziale della battaglia. Come vedete, entrambi gli eserciti sono molto numerosi, disposti in maniera complessa, però mano a mano vi guiderò a capire. E cominciamo come al solito dai romani. La tattica fondamentale dei romani è quella di affrontare l'avversario con un numero straordinariamente superiore di uomini, attaccando, spingendo e devastandoli con la fanteria. Quindi un'azione di pura forza. Quindi al centro, lo vediamo, vengono posizionate circa 8 legioni. Alcuni dicono che fossero 80.000 soldati, un numero forse un po' esagerato. Preferisco dire 50.000, è più verosimile. Al centro un'enorme quindi distesa di circa 50.000 legionari che tra l'altro sono posizionati in maniera particolare. Di solito i manipoli sono più larghi e più stretti, mentre invece qui sono molto stretti e molto più profondi. Lo vediamo proprio nelle forme che abbiamo disegnato. Questo sempre perché nelle intenzioni di Varrone si vuole ottimizzare e amplificare al massimo la spinta dei soldati. Quindi abbiamo un enorme gruppo centrale pronto a massacrare la fanteria avversaria. Sul lato sinistro troviamo la cavalleria, il grosso della cavalleria, guidato dal console Varrone, che quindi praticamente è il direttore delle operazioni. E Varrone vuole evidentemente utilizzare la sua cavalleria per vincere quell'avversaria e fare un classico aggiramento. Mentre sull'altro lato la cavalleria del console Emilio Paolo, quello più prudente, no? Più titubante, che dovrebbe controllare il suo lato ed evitare di essere accerchiato. Ovviamente poi abbiamo i velites, quindi dei soldati armati alla leggera, che sono posizionati in prima fila e avranno il compito di aprire il conflitto. I soldati romani, i romani contano sul numero, sulla forza, sulla voglia di vincere la battaglia e di eliminare l'avversario sul proprio territorio. E siccome qui a sinistra c'è anche l'ofanto, non hanno particolare paura di essere accerchiati. Vediamo invece la formazione cartaginese guidata da Annibale. Allora, Annibale sa perfettamente che si trova di fronte a una forza propulsiva e una forza di fanteria gigantesca. Questo
e anche molti meno uomini, quindi non può opporre a tanta forza una forza uguale e contraria, perché verrebbe spazzato via. Quindi concepisce un'idea straordinaria. Lui vuole accerchiare totalmente i soldati romani, vuole vincere con un'azione di finissima tattica. Come fa? Allora, al di là della fanteria leggera che lui oppone alla controparte romana, che serve anche questa per aprire un po' le danze, lui pensa questo. La metà della manovra di accerchiamento sarà fatta dalla fanteria. Lui posiziona qui, in questa zona, tutta una serie di soldati galli e iberici, quindi molto forti fisicamente, molto possenti e aggressivi, con il compito di affrontare la spinta dei romani. Però mentre combatteranno, questi soldati avranno il compito preciso, organizzato e deliberato di lentamente arretrare, cioè dovranno consapevolmente andare sempre più indietro e arretrare in modo da dare l'impressione ai romani che stanno vincendo e che stanno sfondando le linee avversarie. In realtà, i romani, senza accorgersene, si infileranno all'interno di un imbuto, cioè cadranno in trappola, esattamente come il pesce nella nassa del pescatore. Il pesce pensa di arrivare, di mangiare la preda e senza rendersene conto finisce nelle mani del pescatore ignaro. Quindi questa è la base fondamentale. Nel momento in cui queste unità faranno finta di andare indietro e faranno cadere i romani in trappola, a un certo punto entreranno in gioco altri soldati, che sono questi che vediamo qui a sinistra e qui a destra. Queste sono due formazioni di soldati africani, che sono tra l'altro vestiti e equipaggiati con le armature dei romani prese nelle battaglie precedenti, quindi si confonderanno, e avranno il compito di schiacciarli sui fianchi nel momento in cui i romani si saranno esposti abbastanza, no? Saranno abbastanza caduti nella rete. A questo punto i romani, nelle previsioni di Annibale, si ritroveranno circondati per metà, una mezzaluna. L'altro 50% della manovra di Atenaglia, dell'accerchiamento, sarà fatto invece dalla cavalleria. Come fa? Posiziona a sinistra una grande cavalleria ai comandi di Asdrubale, di suo fratello. Questa cavalleria dovrà attaccare quella del console Emilio Paolo. Al 99,9% la vincerà, perché a livello numerico è molto di più. E una volta che avrà vinto questo Emilio Paolo, farà un giro dietro il campo di battaglia. I romani non lo vedranno, saranno impegnati. Farà un giro dietro il campo di battaglia e attaccherà alle spalle la cavalleria superiore di Varrone, che nel frattempo sarà stata tenuta impegnata da Marbale, che è qui sulla destra. Con questo grande ed enorme giro, Annibale concepisce che la sua cavalleria distruggerà la cavalleria avversaria. E una volta che avrà vinto, che sarà vittoriosa, sarà libera di attaccare i romani da dietro, completando, come un vero e proprio cerchio, la manovra di Atenaglia che è stata concepita. Si tratta di una manovra assolutamente straordinaria, e la cosa più importante in assoluto sono i tempi, sia i soldati che arretrano, gli africani che attaccano i lati, la cavalleria che vince, fa il giro e poi li prende da dietro. Tutto dovrà essere concepito al millimetro e dovrà funzionare con un tempismo perfetto. Con questa idea in mente inizia la battaglia di Cannae. Vediamo finalmente lo scontro. La battaglia comincia, come avevo anticipato, con il contatto tra i velites romani e la fanteria leggera di Annibale. C'è tra i due una prima lotta che finisce sostanzialmente pari. Quindi, come prevedevano le tecniche del tempo, entrambi i velites e la fanteria leggera passano attraverso gli spazi lasciati dai propri stessi uomini e vanno, evidentemente, lo vediamo al termine, a formare la retroguardia dei rispettivi schieramenti. Siamo ancora in una situazione in cui la battaglia è appena cominciata e tutto è ancora da decidere.
Adesso è il momento della cavalleria. È sostanzialmente la cavalleria, la prima parte dei rispettivi eserciti che arriva allo scontro. Quindi lo vediamo. Asdrubale attacca Emilio Paolo e Marbale tiene impegnato Varrone. E quindi, evidentemente, i due reparti di cavalleria vanno uno contro l'altro. Esattamente come Annibale aveva previsto. Notiamo che Asdrubale ha facilmente la meglio sul suo avversario. Vediamo quindi che Emilio Paolo viene gravemente ferito. Ed Emilio Paolo, attenzione, nonostante fosse ferito, riesce a dare agli uomini, alla fanteria, il comando di andare avanti, perché ritiene che sia quello il pallino della battaglia. Quindi gli uomini procedono e inizia proprio quella manovra di inganno di cui vi avevo parlato all'inizio. I romani, inconsapevoli, vengono tratti evidentemente in un tranello e, senza saperlo, si infilano in bocca al nemico. A questo punto abbiamo la cavalleria di Asdrubale che fa praticamente indisturbata il suo giro dietro nelle retrovie, i romani non hanno modo di controllarlo. E Annibale, valutando invece di nuovo sotto il profilo della fanteria che i romani sono praticamente incastrati, prende le due fanterie africane e fa in modo che i lati vengano completamente circondati. Proprio come Annibale aveva previsto, un tempismo perfetto ha fatto in modo che i romani siano presi in una mezzaluna di nemici dalla quale non riescono a districarsi. Ora Asdrubale attacca alle spalle Varrone, esattamente di nuovo, esattamente come Annibale aveva previsto. Varrone deve abbandonare il campo di battaglia perché perde completamente la partita e Annibale è padrone di tutto. Le due cavallerie, quella di Asdrubale e quella di Marbale, si posizionano comodamente, attaccano i romani da dietro che sono totalmente circondati in un cerchio perfetto. Annibale ha straordinariamente vinto a canne. È stata una autentica e totale carneficina. I romani morti sono tantissimi. È stata una sconfitta per Roma devastante. A questo punto ci si chiede, e molti utenti, molti spettatori mi hanno chiesto, perché Annibale non marcia su Roma? Cioè, perché non dà il colpo finale? Perché non attacca la capitale per porre fine alla guerra? Perché tergiversa? In realtà questo non è un mistero, si può capire. E mi sembra doveroso rispondere a questa domanda. Perché Annibale non assalta Roma? Innanzitutto perché a Roma c'erano ancora due legioni, quindi c'erano comunque una forza militare che lui avrebbe dovuto sconfiggere. Inoltre, attraverso per esempio il porto di Ostia, Roma poteva avere rifornimenti dal mare, quindi avrebbe avuto dei rifornimenti continui, e questo per chi deve assediare è un problema. Inoltre aveva molti alleati sul territorio italico. Non sarebbe stato difficile un'ipotesi in cui magari Annibale sta assediando Roma e lui stesso viene assediato da delle forze che arrivano alle sue spalle. Inoltre Annibale è consapevole di se stesso, lui sa di essere un fuoriclasse, lo sa. Però effettivamente nell'arte dell'assedio, l'aveva dimostrato con Sagunto all'inizio della guerra punica, non è proprio il massimo. Quindi Annibale compie tutta questa serie di valutazioni e decide di non attaccare direttamente Roma per non finire assediato lui, per non fare il passo più lungo della gamba e quindi non essere, non vanificare, non annullare il suo vantaggio. A questo punto Annibale sceglie una strada diversa, sceglie di trattare con i romani. Lui è in una posizione di forza, è praticamente invincibile, ha distrutto gran parte dell'esercito, quindi crede di avere il coltello dalla parte del manico. Lui inizia una trattativa con i romani e i romani sono estremamente spaventati. Questo è un momento della storia romana in cui avvengono addirittura dei sacrifici umani, cosa che di solito non avveniva, per cercare di ingraziarsi gli dei. Quindi per le strade c'è il panico. Ma poi la società romana e il senato romano si calmano, ragionano e cambiano idea. Loro non si arrenderanno mai. I romani non accetteranno nient'altro che la scomparsa o la vittoria totale. Addirittura i legionari che sono sopravvissuti vengono accusati perché non sono morti, ma allora sono scappati. Insomma, da parte dei romani
C'è una resistenza straordinaria che Annibale non si aspetta. I romani sono capaci di resistere fino all'ultimo e non ammettono assolutamente nessun tipo di sconfitta. Quindi Annibale rimane sbalordito. Tanto è vero che dirà: se avessi avuto dalla mia parte, se avessi avuto come miei soldati, non solo i cartaginesi o i mercenari, ma avessi avuto i romani, avrei conquistato il mondo. Annibale si lascia sfuggire questa frase perché è basito da tanta determinazione. E infine, come evolve? Evolve che Annibale rimane impastato, questo è il motivo per cui perde la guerra, rimane impastato. Lui in Italia viene seguito dall'esercito romano guidato da Quinto Fabio Massimo, che lo segue senza accettare più scontri in campo aperto. E mentre viene costantemente seguito e circondato, si ritrova invischiato, perché nelle sue idee, secondo la sua strategia, le città italiche avrebbero dovuto cambiare idea e sarebbero dovute passare dalla sua parte. Molte rimangono però con i romani, molte si tolgono dai romani, ma vogliono rimanere autonome, altre passano dalla sua parte, ma deve mettere un contingente di soldati a controllare, quindi il suo esercito è sempre più debole. Insomma, rimane invischiato in tutto un dedalo di città italiche, tutte in lotta l'una con le altre, tutte che non sono sufficientemente sicure, tutte che cercano di tradire al primo momento, e quindi rimane assolutamente impastato in una situazione che dopo 15 anni di missione gli farà perdere la guerra. Spero, nel mio piccolo ovviamente, di aver reso giustizia a una storia magnifica, a qualcosa di straordinario. Vi suggerisco di iscrivervi al canale perché altrimenti potreste essere uccisi a canne da Annibale e io ve lo sconsiglio perché comunque potreste avere anche altri dei progetti, non è detto che vogliate morire subito, quindi per quanto glorioso io vi suggerisco di continuare a vivere e vi do appuntamento alla prossima straordinaria battaglia, al prossimo video.